Eccoci qua, eccoci. Nuova new entry. Ciao. Letizia, Letizia, che è lei. Leti, partiamo subito. Allora, sì. Quando offrire da bere ad una ragazza e quando invece, diciamo, mollare il colpo. Sì, quando non, che poi in realtà quando non offre, vabbè, poi lo diremo. Quando è meglio offrire, quando invece non offrire, secondo te? Allora, secondo me innanzitutto quando magari è una serata o comunque la ragazza è con le amiche o comunque è con qualcuno, okay. Per secondo me fare colpo è un momento buono per approcciare e offrire da bere una ragazza, nel senso che poi comunque le amiche magari la spingono in questo genere di conoscenza, nel senso, okay, che fai sempre una bella impressione, comunque anche davanti a un contesto in cui per una ragazza è una comfort zone, nel senso fare colpo su una ragazza e davanti anche magari alle amiche. Sì, assolutamente. È una cosa che predispone, diciamo, una conoscenza. Sì, è furba sta cosa, strategia, assolutamente sì. Però lei è con le amiche, che cosa fai? Cioè, prendi, poi, offri a lei? Allora, ovviamente secondo me bisogna prenderla in un contesto in cui non è che magari è seduta a un tavolo con cinque sue amiche, perché altrimenti lì può succedere l'effetto contrario, quindi magari le altre ragazze, o comunque te le puoi anche bruciare, nel senso che è una serata di questo tipo. Adesso io non dico che un ragazzo ci provi con tutte le ragazze, però a me è capitato che magari in una serata lo stesso ragazzo ci provasse con me e poi con una mia amica, quindi... Okay. Cioè, attenzione secondo me, okay, nel senso è un gesto carino, bello, bisogna capire quando farlo, tipo conosco già questa ragazza e da un po' che ci chatto e quindi siamo alla stessa serata. Ok, cioè secondo me è un bel modo per... Ottimo, la sento preparata, Letizia. Facciamo finta, la ragazza non la conosci, okay, lei è assieme a due amiche, okay, e quindi che, cioè, secondo te è una mossa vincente magari andare lì, ti presenti, fai questo approccio poi a tre, rimane a tre, a un certo punto tenti di isolare la ragazza, quindi magari portarla da un'altra parte della discoteca o del locale, quindi lì in quel momento offri da bere? Sì. Secondo me sì, magari con la scusa anche, non lo so, di fumare una sigaretta, okay, perché di solito o chiedi l'accendino, cose così, fai due parole e poi la porti e le offri da bere, secondo me, okay, è vincente. Sono assolutamente d'accordo. E per quanto riguarda invece altri contesti... Anche perché, scusa se sì, ti interrompo, però a una ragazza secondo me fa molto più piacere l'approccio live che non ti mando un messaggio, mettiamoci d'accordo, cioè un po', scusate, ma una scoglionata. Sì, sì, assolutamente. È così, è che di base non lo fa quasi più nessuno poi. Esatto, quindi anche un... Adesso io capisco che magari anche in questo periodo uno non è che esce a bere, capito? E quindi sì, può, diciamo, approcciare, però adesso la situazione è un po' così, quindi secondo me anche per questo è ancor più vincente, sì, perché veniamo da, non lo so, magari dei mesi in cui tutti, non lo so, hanno spinto con app, non app. Assolutamente, sì, assolutamente. Altri contesti e situazioni tali per cui offrire da bere è secondo me legittimo, se quando, commentamelo tu, al primo appuntamento, io ho, sì, questa teoria, poi tutti gli altri, anche per la Bertarocchi. Allora, io in realtà non so, cioè nel senso, da ragazza ti dico... dipende, cioè o è un ragazzo che veramente ti piace e quindi ti stende se ti, tra virgolette, offre al primo appuntamento, però se non, cioè se è un tipo un appuntamento conoscitivo, dipende secondo me dalla ragazza, cioè può essere una cosa vista bene o vista male, nel senso io ad esempio come ragazza, se un ragazzo magari non è che lo conosco ma sto uscendo per la prima volta con lui per conoscerlo e tra virgolette mi offre la cena, l'aperitivo, quello che è, poi mi sento come tra virgolette in obbligo di doverci uscire una seconda volta, quindi secondo me sì, sì. Ok, però secondo me attenzione a questa cosa, cioè offrire da bere sì, però secondo me non troppo, cioè o è un contesto locale, se no se io ti sto approcciando e subito... Ok, però la maggior parte delle volte quando vedi una persona per il primo appuntamento è quasi sempre un qualcosa magari che è nato... Cioè io me lo aspetto sinceramente da un ragazzo però che è offre... nato in chat, cioè un pregresso in chat c'è stato, quindi al primo appuntamento esci non con una persona... con cui non hai avuto nessun tipo di rapporto, no, cioè ovvio, qualcosa è nato, quindi si esce per un primo appuntamento per vedere se la cosa prosegue. Diciamo, il drink lì può essere legittimo comunque, sì, offrirlo? No, sì, nel senso basta che non sia una cena del tipo mi porta a mangiare, chiaro, cioè, certo. Eccessivo, finché un drink, certo, va bene, nel senso magari il primo giro lo offre lui. Perché io
gente fissata che si è pippata con i manuali di seduzione che dice tipo anche per un caffè, no, devi dividere perché sennò... Mamma mia, per un euro, cioè. E quelli pensano, dicono, no, ma non è per l'euro, è perché la ragazza deve capire che tu non sei uno sì, che... Sì, ma secondo me sono tutti pipponi. Tutti pippe mentali. Sì. Ok. Quando invece non offrire, secondo te? Allora, appunto, secondo me se, ad esempio, non lo so, è la ragazza che propone l'uscita e magari propone appunto proprio perché magari si aspetta che il ragazzo le offra qualcosa e quindi sceglie un posto un po' chic, un po' troppo chic, cioè nel senso chi sceglie di solito il posto, diciamo, si prende la responsabilità, non dico di cioè di offrire, quindi se la ragazza... Non lo so, sì, appunto sì. Per approfittare di un'uscita di questo tipo va a scegliere il luogo più in del mondo, secondo me non ne vale la pena, ma non ne vale la pena perché si capisce e si commenta da solo il contesto. Assolutamente, primo punto questo, non offrire quando, un'altra cosa, quando, a seconda, a prescindere dal contesto, senti che lei lo dà per scontato. Sì, quando non c'è neanche il gesto, ad esempio. È orribile secondo me, da ambo le parti comunque. E lo chiamo, però... sì, la mossa del portafoglio. Sì, cioè è orribile. Oppure la mossa del bagno, che mentre si sta andando via la tipa se ne va in bagno e rimane tipo 20 minuti e poi tutta sorpresa, dice, cioè magari il ragazzo dice dai andiamo e lei non si fa la domanda tipo ma è stato pagato il conto. Dà un fastidio. È orribile secondo me. Dà tantissimo fastidio. No, sì, sì. E un altro punto, quando non offrire, quando il fattore offerta è un qualcosa che tu devi mettere in atto per fare vedere che hai soldi, per fare vedere che... Sì, assolutamente, per fare il grande. Cioè, nel senso, se poi si capisce che un certo tipo di ragazza vuole uscire con te soltanto perché magari ti ha conosciuto in un determinato ambiente o parlando è venuto fuori che esci in determinati posti o comunque frequenti determinate zone e quindi diventa un accollo solo per, sì, per farsi offrire cose, insomma. Sì, sì, ragazzi, Letizia è veramente in gamba, cioè ne sa. E io ho tanti amici maschi, so per quello che mi hanno istruito negli anni. Ghiotta. Ok, ragazzi, alla prossima. Ciao.